Il problema fondamentale è che noi aggreghiamo le persone, cioè il nostro business, passiamo al termine business, la nostra attività è basata sull'aggregazione. Se in questo momento storico non può esistere aggregazione, ed è giusto che non ci sia aggregazione, non vedo altre alternative, cioè non ci sono altre alternative, ci possono essere delle forzature, ma che in realtà potrebbero essere poi controproducenti perché potrebbero snaturare la natura stessa di quello che facciamo. Ciao, sono Alessandro Orlando di RST Events, società che produce eventi su Genova. Per me il futuro dell'intrattenimento ora è impossibile da prevedere, completamente. Nei modi, nei termini, può cambiare qualcosa a livello di dinamiche interne, di equilibri interni, può combattere per una burocrazia più snella, si può combattere per altri argomenti strettamente settoriali, ma per quanto riguarda la presenza del pubblico o lo svolgimento stesso dell'evento in generale e della produzione, non credo possa esserci un'altra soluzione se non quella che vi era in precedenza prima di questa emergenza. Non credo assolutamente sia possibile un distanziamento tra le persone e altri tipi di privazione di libertà delle persone nel momento massimo di libertà per una persona. Cioè, noi dobbiamo partire, secondo me, considerando il fatto che chi va a un concerto, chi va a un evento musicale, chi va a una mostra, chi va al ristorante, lo fa nel suo tempo libero. Noi dimentichiamo probabilmente che le persone che vanno ad un evento, che vanno ad un concerto, ci vanno per sfogare lo stress di una settimana, per avere relazioni con i propri amici, per passare del tempo in leggerezza, per non pensare in generale. Se noi proprio in quel frangente andiamo ad aumentare il numero di restrizioni, di obblighi che una persona deve avere anche nel suo tempo libero, credo che non si possa definire tempo libero. Non si possa definire questo come una valvola di sfogo e non si possa vivere come si deve vivere in realtà un concerto, un evento. Tutti noi dobbiamo nella nostra vita quotidiana avere delle regole da rispettare, ma credo ci sia un limite. Non posso pretendere che una persona vada ad un concerto e si ricordi che debba mantenere distanze di almeno un metro dall'altra persona, o che se va al cinema deve sperare o deve per forza di cose avere il posto davanti libero, il posto dietro libero, il posto a destra libero, il posto a sinistra libero. Toglie la natura di quello che è in realtà il vivere un evento. Allora, qua ci sono secondo me due filoni di pensiero. Chi pensa si debba ripartire anche in presenza di restrizioni, credo sia un ragionamento molto più imprenditoriale, ed è giusto che ci anche sia un approccio molto più imprenditoriale, un approccio molto più, passatemi il termine, industriale. E chi invece sa che probabilmente ripartire in certo tipo di condizione e situazione con tutta una serie di restrizioni aggiuntive potrebbe essere semplicemente uno snaturare quello che in realtà facciamo. È impossibile, cioè non la prevedono i virologi, gli infettivologi, non la prevede il Presidente del Consiglio, non la prevede nessuna figura che in questo momento sta dettando linee guida. Credo che sia scontato che non sia prevedibile per nessuno. C'è la speranza che questa emergenza rientri il prima possibile, oppure la scoperta di un vaccino, l'arrivo di un vaccino che ci permette di tornare alla nostra vita quotidiana, non solo in ambito di intrattenimento, ma in tutti gli ambiti, ecco. Non so, sarò troppo cinico, sarò troppo impostato io personalmente, ma se il nostro lavoro è fatto sull'aggregazione e l'aggregazione è vietata, perché è giusto che sia vietata, non credo ci possano essere soluzioni diverse se non quella di aspettare e provare per i limiti nel possibile di trasformare quello che era il nostro lavoro in una risorsa per nuovi progetti, magari progetti
culturali, progetti che diano visibilità alla città, alla regione in cui ogni promotor, in cui ogni società vive e lavora. È come se chiedessero a un ristorante come potresti superare il divieto di somministrare cibo, non lo può. Credo che l'attesa aumenti la voglia, questo credo che sia come un'equazione. Credo ci possa essere anche un problema sostanzialmente psicologico, dove non è assolutamente scontato che il pubblico e le persone possano essere disposte a riaggregarsi immediatamente, ad avere contatto anche con estranei. Credo però che in linea generale questo è un periodo che ha limitato molto la nostra vita in generale, anche ci ha chiuso dentro quattro mura e non ci ha dato la possibilità di esprimere i nostri sentimenti, ci ha fatto probabilmente provare emozioni sostanzialmente positive e negative, e credo che sia poi una necessità proprio personale di ognuno di noi avere uno sfogo emotivo differente. Ci può essere chi vorrà sfogarsi passeggiando ininterrottamente, c'è chi avrà voglia di ritrovarsi ad ascoltare il suo cantante preferito, ascoltare la sua musica preferita. Credo che ci possa essere sia una forte ripartenza, ma bisogna essere bravi nel ascoltare il pubblico e garantire la massima sicurezza possibile in ogni aspetto. Se mi chiedessero di ripartire in questo momento con delle forti restrizioni, ripartire fra un anno, non avrei nessun dubbio, aspetterei un anno. Non riesco a concepire come un evento di aggregazione possa essere limitato nell'aggregazione stessa. Non posso concepire come un gruppo di amici che vanno ad un evento possono essere distaccati durante l'evento. Non può diventare antisocializzazione, cioè il nostro settore aumenta teoricamente il livello di socialità, fa incontrare nuove persone, fa interagire le persone tra di loro, fa innamorare le persone tra di loro, lo troverei semplicemente un controsenso e a mio avviso non avrebbe nessun senso ripartire con una serie di restrizioni. Nel paradosso, tutto ciò che provo a ridosso di un evento che mi provoca tanto stress, il non dormire, il mangiar poco, il non avere tempo a disposizione, l'inconveniente dell'ultimo secondo, il problema dell'ultimo secondo, sono tutti aspetti che in realtà sembrerebbero farmi vivere male l'evento. In realtà col senno di poi in questa situazione sono proprio quelle cose che mi mancano, perché è un discorso proprio di adrenalina, e sono cose che rivaluterò poi in futuro. Mi manca in realtà soprattutto pensare di poter creare emozioni per la gente. Mi sono reso conto negli anni che anche a livello professionale siamo una famiglia di professionisti che condividono momenti, condividono stress, condividono a volte insuccessi e miliardi di altre volte condividono successi. Questa netta divisione dei ruoli che però alla fine unisce tutti nel sentirsi parte comune di qualcosa, il percorso di avvicinamento e poi la realizzazione stessa di aver creato un qualcosa che in realtà accomuna tutti, accomuna il cliente, accomuna il barista, accomuna il driver, accomuna il tecnico che non ha dormito quattro giorni per la riuscita dell'evento, che accomuna il parcheggiatore, che accomuna chiunque. Questa cosa di sentirsi parte di qualcosa è quella cosa che mi manca di più. Credo che il settore del clubbing, dell'intrattenimento in generale, sia un settore storicamente segnato da punti di vista differenti. Punti di vista differenti in ambito musicale, cosa sia il mainstream, cosa sia l'underground, punti di vista differenti sulla linea da dare a una produzione, più scenografica, meno scenografica, punti di vista differenti dati da città, regioni differenti. Credo che ci sia però una grande passione che ci accomuna, la passione per la musica.